Bentornato! Oggi ti porto con me a fare un altro collaudo di una pompa di calore geotermica. Anche in questo caso un'acqua di falda, quindi andiamo a prelevare l'acqua di falda per riscaldare casa e l'acqua calda sanitaria. Paolo, che è il proprietario di casa, ha dovuto sostituire la sua vecchia pompa di calore geotermica con una nuova di tipo professionale, in modo da avere rendimenti più alti, ma soprattutto la possibilità di controllarla da remoto e capire cosa succede a casa sua. Perché prima era completamente all'oscuro, non avendo la possibilità di controllarla. Oggi quindi avrà la sua applicazione su smartphone, potrà accedere da qualsiasi computer e vedere cosa succede. Paolo, nella sfortuna di avere una pompa di calore che ha dovuto cambiare, e tra l'altro aveva solo 5 anni, ha l'enorme fortuna invece di avere l'acqua di falda a 6 metri di profondità, quindi veramente comoda appena sotto casa. Spero di non prendere parole per via della barba lunga. Bene, allora dai, clicca sul tasto mi piace e partiamo. Eccoci quindi da Paolo, che ha appena sostituito una pompa di calore geotermica con una nuova pompa di calore di tipo professionale. Siamo arrivati noi e devo dire che il suo installatore ha lavorato in maniera veramente egregia. Questi sono i circuiti che spingono l'acqua verso l'impianto di riscaldamento a pavimento e noi con la nostra centralina riusciamo a controllare sia le pompe che spingono l'acqua verso l'impianto, sia le valvole miscelatrici che vanno a regolare la temperatura dell'acqua nei diversi circuiti dell'impianto di riscaldamento. L'installatore ha abbondato con le valvole di sfiato ed è un elemento fondamentale questo per le pompe di calore, per evitare che si formino e rimangano intrappolate bolle d'aria all'interno dell'impianto. Qui invece abbiamo la parte di falda, quindi abbiamo la pompa che pesca l'acqua dai falda e questo nero è lo scambiatore a piastre. È stato interposto uno scambiatore a piastre tra la pompa di calore e la falda in modo che se ci sono impurità nell'acqua di falda come sabbia, ferro e quant'altro, l'elemento che si può danneggiare e facilmente sostituire è lo scambiatore e non l'intera pompa di calore. La macchina sta funzionando. È in modalità acqua calda sanitaria, abbiamo quindi la mandata a 47 gradi, il ritorno a 42 e il boiler, cioè l'acqua calda sanitaria, a 37. La temperatura d'ingresso della falda è 15,5 gradi e buttiamo fuori l'acqua a 13 gradi, quindi la raffreddiamo di 2 gradi e mezzo. Da qui possiamo vedere anche le temperature di tutti gli altri circuiti di impianto di riscaldamento, ma te lo mostrerò direttamente in ufficio collegandomi online. Ma il vero cuore del sistema è la pompa di calore geotermica con il box in box. Infatti oggi ti svelo il segreto del box in box e te lo mostro dal vivo. Eccolo qua. Tutto il gruppo frigorifero è all'interno di questo box, ben isolato per il rumore. E in caso di anomalia, quindi se il circuito frigo, il compressore, l'evaporatore, qualsiasi altro componente si guastasse, è sufficiente togliere quattro viti, sfilare tutto il box e portarlo in officina. Nel frattempo il cliente ha già il box nuovo in casa perché contiene T, nel giro di 24 ore arriva in casa e un semplice idraulico può ripristinarlo perché non deve mettere mano al gruppo frigo. Eccoci allora, hai visto la centrale termica, hai visto tutto funzionare. Ti devo sottolineare una cosa. Una casa da 240 metri quadri ristrutturata non può permettersi di avere una centrale termica così piccola. Allora di chi è la colpa? Sicuramente non del cliente, ma del progettista architettonico che non ha previsto un adeguato locale termico per poter inserire tutta la strumentazione necessaria. Voglio sottolineare questo aspetto perché è qualcosa che si sottovaluta sempre. Ma in realtà, se vuoi riscaldare casa e l'acqua calda sanitaria e fare il raffrescamento con degli strumenti professionali, devi dare loro uno spazio adeguato. Ora torno in ufficio e ti mostro come sta funzionando la macchina. E alla fine del video, come sempre, se non l'hai ancora fatto, iscriviti per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.
Rieccomi quindi nel mio ufficio e abbiamo sotto controllo la pompa di calore. Come ce l'ho io, ovviamente ce l'ha anche il cliente e l'assistenza. In questo momento che sono rientrato, la pompa di calore sta facendo acqua calda sanitaria perché hanno fatto delle prove in cantiere e l'hanno svuotata, quindi è ripartita. E sta funzionando anche il solare termico, perché non ti ho detto che il cliente aveva già a disposizione un solare termico, che viene anche visualizzato in questa schermata, che attualmente si trova a 62,8 gradi. Questa è la temperatura dei pannelli solari. L'acqua calda sanitaria è a 47,8 gradi e temperatura esterna 20,1 e il serbatoio 51,4. Questo è l'accumulo di acqua tecnica. Controlliamo in questo momento cosa sta succedendo. Allora, linea di mandata a 57 gradi, ritorno 52. Entra acqua di falda a 15,8 gradi e esce a 13,5. In questo momento stiamo facendo acqua calda sanitaria, impostata a 50 gradi e attualmente si trova a 49,4, quindi manca poco. Il solare termico in questo preciso momento si è spento. Non stanno chiamando le pompe dei vari piani. In questo caso, come ti dicevo, andiamo a controllare tre zone della casa indipendentemente, quindi temperatura dell'acqua del piano terra con una temperatura di set point e altre due, una più alta e una più bassa, piano primo e piano secondo. Posso addirittura controllare la temperatura del puffer, quindi dell'accumulo di acqua tecnica, e pensare di portarlo a 50 gradi per poi miscelarlo nei vari impianti. In questo modo vado a massimizzare anche il fotovoltaico per il riscaldamento. Vediamo un attimo cosa sta succedendo. Andiamo in questo momento, eccoci. In questo caso la macchina sta facendo acqua calda sanitaria, la temperatura in verde dell'acqua calda sanitaria sta salendo, come stanno salendo la temperatura di mandata e di ritorno in pompa di calore. E andiamo a vedere anche le temperature dell'acqua di falda, che andiamo a prelevare a 15 gradi e ributtiamo giù nel pozzo a 12 gradi e mezzo. La temperatura della falda rimane pressoché costante, quindi significa che abbiamo sufficiente portata da parte del pozzo, che non andiamo troppo a raffreddare. Come sempre, poi il cliente potrà andare a visualizzare gli istogrammi di consumo, quanto consuma, quante ore funziona, sia per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.